Allora, due parole prima. Innanzitutto, vabbè, oggi stiamo festeggiando, quindi siamo felici. L'importante è sapere ed essere certi che un piccolo passo in avanti non è il mondo nuovo. Quindi non sediamoci sugli allori e non cantiamo vittoria troppo presto. Poi vi ho scritto questo pezzo dopo la giornata di lunedì. Anche io mi dedico, cioè, lo dedico così tanto un po' per parlare con i morti ad Alberto Dubito, che è un compagno trevigiano, anche lui morto giovane, e siccome ho avuto bisogno di lui a un certo punto scrivendo il pezzo, gliela voglio dedicare, insomma. Ho avuto ispirazione da una ragazza che ha fatto girare un fumetto in cui a un certo punto si citava Orwell da 1984 e si diceva che la violenza è tutto sesso andato a male. Siccome non sono d'accordo, le volevo rispondere così. E il pezzo si intitola "Prima di fare l'amore fate la guerra". Prima di fare l'amore fate la guerra. Mi si perdoni la belligeranza implicita, ma fratelli, amici, compagni, ma sorelle, amiche, compagne, non è sesso andato a male un casco in testa, non è nostalgia anticoncezionale un cappuccio per nascondere il volto. Ieri ho letto che prima dell'assemblea noi e poliziotti e carabinieri ci stavamo dicendo a colpi di calci e bastoni soltanto una brama repressa. Sesso, 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 sesso! Loro ringhiando e noi a pugni chiusi. Forse è vero, c'è poco tempo per scopare, ma c'è anche poco tempo per studiare, per mangiare, per dormire, per fumare, per godere. Insomma, se vogliamo essere scientifici, c'è poco tempo per tutto, anche per pensare che se ci rimane poco tempo è perché pensiamo sempre che non c'è più tempo. Siamo tutti borghesi quando siamo così frenetici e guardiamo l'orologio delle 12 ore come un condannato guarderebbe il carnefice che gli aprirà le porte del buio. Quindi, amici e amiche, la mia tesi è appena abbozzata, e che i calci sulla polizia, le bottiglie, i caschi, ma anche le urla e tutte le offese non sono usciti dai cordoni per astinenza o concupiscenza insaziabile, bensì perché anche nel secolo XXI, nel secolo del boom tecnologico, c'è chi sente sulla sua propria pelle vessazioni insopportabili, non perpetrate con la fallacia di un cyberattack che non taglia le vene, non con l'insufficienza di un MySpace chiuso, oltre cristalli liquidi, dove non si cammina con i piedi, dove non si sente il freddo del caldo o la solitudine di una carezza persa. Non con quelle menzogne, ma con la realtà e la tangibilità di violenze disumane, come l'impossibilità di parlarsi sentendosi gli aliti, come l'impossibilità di giocare a pallone senza joystick, come l'impossibilità di dirti ti amo con la chitarra d'un canto alle 22.01, perché io voglio dirti ti amo alle 22.01, e merola, vaffanculo! E vai! A vessazione di queste ed altre specie, studenti e studentesse, compatti e complici hanno reagito, perché ecco l'attesa e forse un po' patetica tesi. Al mondo, come si dice nella vita, forse ci sono cose più importanti del sesso, cose da conquistarsi prima del sesso, cose che se non ce l'hai fa del gran brutto sesso. E queste cose sono la libertà e la dignità. Sento echi dal sud-est messicano e mi domando come quegli uomini e quelle donne, fra di loro mescolandosi, come facevano l'amore prima del 17 novembre 1983, quando si riunirono in esercito e senza ancora una battaglia alle spalle erano già un pochino più liberi. Io mi chiedo come possono uomini schiavi fare del bel sesso. Le catene che hanno i polsi stringono anche il cuore e la mente. Io voglio credere, so che non mi sbaglio, perché il 23 maggio e il 27 maggio io c'ero, che la cacciata della polizia non è stato un impulso di coetanei e coetanee repressi, ma la scelta di compagni e compagne lucide, che all'unisono e per 5 volte hanno caricato le guardie, che all'unisono e per 5 volte hanno detto e hanno fatto, ora basta! Infine alle forze della repressione e ai nemici di ogni sorta. Io non credo negli eroi, perché o muoiono e sono da morti e sono grandi, o se vivono pretendono di riassumere con il proprio nome ciò che individualmente non avrebbero mai fatto.
Chiamateci se volete amplificazioni, ma sappiate che dietro la barricata ce l'avamo tutti e tutte. Tra noi e voi c'è in mezzo una montagna di seggiole e panche, di tavoli, bottiglie e mattoni. Tra voi e noi c'è un muro, è solo amore se vorreste dare, sì, e voi non lo sapete dare, punto.